spero che si veda qualcosa e che soprattutto si senta qualcosa, perché sono all'aperto e oggi è una giornata particolarmente ventosa. Poi di solito non c'è nessuno, mentre invece adesso stanno facendo dei lavori nella casa a fianco alla mia. Se vedrete l'incursione di qualche animale peloso è normalissimo perché ovviamente i cagnolini non possono starti lontana. Allora, faccio questo video dove finalmente mi faccio vedere dopo tanto tempo per, diciamo, prendere un po' quella strada che vorrei dare al canale, oltre ai tutorial, anche chiacchierare con voi e fare appunto insieme qualche vlog. In questo video vorrei rispondere ad alcune domande che mi sono state fatte quando qualche giorno fa ho messo nelle storie di Instagram la possibilità appunto di farmi delle domande. Ci sono state in particolare tre domande molto gettonate che si ripetevano e quindi in questo video ho deciso di rispondere a queste domande che segnano un po', diciamo, il passaggio tra vita di prima e quella di adesso. La prima domanda è quella appunto la più gettonata in assoluto. Ed è quella dove mi chiedete come mai ho chiuso Scriptamanent, che cosa è successo e insomma quali sono state le motivazioni che hanno portato alla chiusura del negozio fisico di Scriptamanent. Molti di voi infatti mi conoscono perché o erano miei clienti, diciamo, fisiche del negozio fisico o virtuale, di questa cartoleria che appunto si chiamava Scriptamanent, lo ricordo per chi non mi seguiva invece in tal senso. La cartoleria è stata aperta per 4 anni, dal 2014 al 2018, però poi appunto ho deciso di chiuderla per due motivazioni in particolare. Una è stata una motivazione di carattere prettamente diciamo economico-fiscale, e quindi non voluta da me, e la seconda motivazione invece è stata una motivazione più personale. Le due cose insieme hanno fatto sì che il progetto del negozio fisico di Scriptamanent si interrompesse. Allora, il negozio di Scriptamanent era stato fortemente voluto, incentivato, sponsorizzato e finanziato dal mio nonnino, il quale però è venuto a mancare nel 2017, quindi per me è cambiato un po' tutto da quel momento lì e non avevo più, lui era proprio il motore del negozio stesso, quindi non avevo più la motivazione per andare avanti. Ho passato un periodo veramente bruttissimo e complicatissimo della mia vita, ma questo lo racconteremo in altri video separati. Questa è stata, diciamo, la motivazione più personale che mi ha spinto a iniziare a pensare già nel 2017 che forse il negozio non faceva per me. Successivamente, poi, che cosa è successo? Era l'estate del 2018 e mi chiama la commercialista e mi dice: guarda, quest'anno hai le tasse da pagare. E io dico: come mai? Perché io ero nel regime dei minimi, il regime, diciamo, forfettario, un regime di partita IVA agevolato, pensato apposta per i giovani, dove non si pagava lì. Cosa è successo però? Che chiaramente negli anni l'attività era cresciuta ed era cresciuta sempre di più, moltissimo, pur comunque rimanendo in limiti di guadagno molto limitati, scusate il gioco di parole. Arrivavo giusto a pagare le spese, non arrivavo a guadagnarci o a tirare fuori uno stipendio. Però, appunto, secondo lo Stato l'attività era cresciuta tantissimo, quindi avevo superato quel certo limite, quella soglia, oltre la quale appunto si vanno a pagare le tasse. La mia commercialista, non seguendomi bene, non me l'aveva detto che stavo superando questo limite, quindi io tranquillissima e anche in modo del tutto onesto, come si dovrebbe fare, continuavo a fare scontrini, quindi poi è arrivata la batosta di questa notizia e di queste tasse da pagare. Non vi dico la cifra, ma sappiate solo che era
una cifra molto molto grande, per me all'epoca assolutamente ingestibile. Quindi questo mi ha fatto veramente riflettere, mi ha fatto riflettere perché comunque se uno deve lavorare solo per pagare le spese e poi pagare le tasse e alla fine veramente non ti rimane nulla, mi sono chiesta che senso avesse continuare così. Questa era l'estate del 2018, ma io già nell'autunno del 2017 mi ero oltretutto trasferita. Perché appunto quell'anno lì, come vi raccontavo, sono successe diverse cose, tra cui mi sono fidanzata con un nuovo compagno e veramente nel giro di breve tempo abbiamo deciso di andare a vivere insieme, anzi io mi sono trasferita da lui in questo posto. Qui siamo a circa 1 ora e 10 da Torino e dal negozio. Quindi io già dall'autunno del 2017, quindi era quasi un anno, che facevo su e giù tutti i giorni, facendomi quindi quasi 2 ore e mezza di macchina tutti i giorni per andare ad aprire il negozio. Quindi capite bene che anche questa era comunque una spesa in più. Questi due fattori insieme mi hanno portato poi alla decisione che forse era meglio chiudere la sede fisica di Scriptamanent e proseguire invece con il progetto soltanto a livello diciamo virtuale, quindi ho mantenuto il sito. Ho regalato anche tantissime cose, tante le ho svendute, eccetera. Però ci tenevo comunque a darvi questa spiegazione perché in tanti, in modi più o meno carini, mi avete fatto appunto questa domanda, cioè perché avessi chiuso il negozio. Alcune clienti che erano diventate anche un po' più di clienti, anche amiche, mi hanno un po', come dire, accusata di questa cosa, di aver chiuso il negozio, però senza sapere, senza capire in realtà quali fossero le reali motivazioni. Quindi ci tenevo comunque a sfogarmi con voi e a dirvelo. Non so se tra di voi c'è qualcuno che ha un'attività, però sicuramente mi potrete capire. Cioè lavorare solo per pagare le spese e le tasse per me non era possibile. Oltretutto avevo un nuovo compagno e una nuova vita in questo bellissimo posto, quindi la città non mi rispecchiava più e quindi per questo appunto ho deciso di chiudere tutto, chiudere con la vita di città e appunto trasferirmi qua. La seconda domanda, quindi collegata a questa, che mi è stata fatta e che lavoro fai? Questo perché per chi mi segue su Instagram a volte avrà visto qualche storia, qualche foto di quello che faccio adesso. Quindi diciamo che appunto nel tempo libero mi occupo del blog, mi occupo appunto dei social, di YouTube, di Instagram, riesco ancora a fare un po' di planning, eccetera, ed è quello che vedete. Però diciamo che come lavoro, sostanzialmente, quando sono venuta a vivere qua, ho avuto la fortuna, dopo pochi mesi, di essere introdotta in un ambiente da me molto lontano, però che mi piace moltissimo. Ovvero sono arrivata a lavorare in un ristorante. È un albergo-ristorante che si trova a circa 20 minuti da qua. Ancora più in montagna, siamo a circa 1300 metri di altezza. Quando mi si è presentata questa opportunità, chiaramente l'ho colta al volo, sia perché avevo bisogno di lavorare, sia perché in questo posto erano disposti ad assumere un apprendista e a formarlo, e appunto sia perché comunque era una cosa che mi ispirava moltissimo. Che cosa faccio adesso? Faccio l'aiuto cuoco. Questo periodo però di Covid non è facile, infatti mi vedete di più sui social proprio perché i ristoranti sono una di quelle categorie massacrate dal lockdown e quindi sostanzialmente è un anno che non ci permettono di lavorare come vorremmo. Per quel poco che ci hanno lasciati aperti, chiaramente siamo stati sommersi dai turisti, da gente che a forza di stare chiusa nelle città non vedeva l'ora di venire a fare la gita in montagna e venire a mangiare al ristorante. Quindi se solo ci facessero lavorare si lavorerebbe anche molto bene. So che comunque quando riapriranno tutto verso l'estate
non avrò più tempo di respirare perché poi il lavoro lì è così, però ve ne parlerò anche magari più nel dettaglio. Se vi può interessare come si vive in un ristorante, in una cucina. Però appunto finché sono a casa mi sono detta perché no, perché non tenerci compagnia in questo modo? La terza domanda che mi è stata fatta quindi è stata proprio una domanda anche di sviluppo personale. Il passaggio dalla città alla montagna devo dire che non è stato molto difficile, in quanto diciamo che io in villeggiatura come seconda casa venivo già in questo posto. E quindi io tutti i weekend, ogni momento libero che avevo, tutte le vacanze, sempre, io venivo qua. Quindi comunque questo posto era già la mia passione. Infatti per tanto tempo, anche se io vivevo già qua, mi sembrava non di vivere una vita, diciamo, di quotidianità, ma mi sembrava di essere perennemente in vacanza, proprio perché questo era il luogo delle mie vacanze. Non perché sia appunto in vacanza a non fare nulla, perché comunque lavoravo. Secondo me questa è... Ve lo do come consiglio personale, dovrebbe essere quello a cui tutti dovremmo aspirare, ovvero magari anche con fatica e ci vorrà del tempo, però dovremmo aspirare a costruirci una vita che sia il più possibile vicina a quello che noi siamo. Mi sentivo uno spirito libero, mi sento uno spirito libero e questa vita appunto è quella che io volevo vivere fin dall'inizio. Infatti io in città non vivevo bene e stare chiusa tutto il giorno nelle mura del negozio vi posso assicurare che non vivevo bene. Il passaggio diciamo dalla città alla montagna non è stato difficile, è stato difficile di più adattarsi proprio alla vita vera di montagna. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qua nevica, nevica e se le strade sono innevate o ghiacciate, bisogna saper guidare anche su questo tipo di strade. E non ci si scalda con i termosifoni come in un condominio, ma con la stufa a legna. Anche se in questa casa abbiamo la stufa a pellet che è più comoda, però appunto bisogna sempre comunque saper gestire una stufa, un fuoco. Poi ci sono tante cose che riguardano la vita di montagna che bisogna saper fare. Se abbiamo l'orto, bisogna imparare a guardare anche l'orto. Se abbiamo le galline, dobbiamo imparare a guardare anche le galline. Insomma, sono tutte cose nuove che io ho imparato grazie anche alla vicinanza del mio compagno e quindi adesso appunto mi sono perfettamente adattata e integrata in questa vita. Ovviamente cambiando anche tutto il giro di amicizie e conoscenze. L'altra cosa, diciamo, che non è facile imparare quando vivi in montagna è che non hai tutto a portata di mano, non esci di casa e hai tutti i negozi sotto casa, no? Noi praticamente, lockdown a parte, scendiamo, dico scendiamo fisicamente dalla montagna alla città per fare la spesa, perché sennò qua costerebbe troppo. Quindi circa una volta alla settimana andiamo a fare la spesa e quel giorno lì è un giorno in cui raduniamo tutte le commissioni che ci sono da fare in città. Vi assicuro però che quando anche quella volta a settimana che scendo in città, nella mia testa c'è sempre la volontà di tornare a casa. È questa l'aria che io voglio respirare, non l'aria di città. Ok, io penso in questo video di avervi, diciamo, risposto a queste tre domande principali. Mi piacerebbe iniziare a fare anche dei vlog, quindi per farvi vedere veramente cosa significa vivere qua, vivere in montagna. Spero comunque che vogliate seguirmi anche in questa avventura, sia che siate appassionate di agende, planning, scrapbooking e quant'altro, e sia appunto che magari anche voi la necessità di cambiare vita. Mi piacerebbe appunto potervi accompagnare in questo percorso con qualche consiglio per quella che può essere appunto l'esperienza che ho vissuto io. Quindi per questo video è tutto, e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!